Salve a tutti ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di The Binding of Isaac, Wrath of the Lamb. Allora, l'ultima volta abbiamo giocato con Sansone e Satana ci ha aperto il culo, però ragazzi, finalmente sono riuscito a farvi vedere che non è proprio una cazzata al gioco se non trovi i power-up giusti. E avevo promesso di ricominciare a spararsi una bellissima challenge. E quindi direi 9 morti. Allora, 9 morti è una challenge dove noi partiamo con l'oggetto iniziale del gatto dalle 9 vite. Il gatto dalle 9 vite ha l'effetto di darvi 9 vite effettivamente, ma di darvi ogni vita da un cuore rosso. Da un cuore rosso. Se noi avessimo, è una cosa che si trova con patti con Satana. Se noi avessimo avuto 7 cuori, avessimo preso quel patto, anche se costava 2, ci saremmo trovati con un cuore rosso e ogni nostra nuova vita ricomincerà con un cuore rosso. Quindi bisogna avere culo, trovare power-up forti. E ovviamente i cuori rossi potranno aumentare se si trovano cose buone. Tanto, troviamo subito l'Odd Mushroom. Divento più piccolo, sparo più veloce, ma mi sa che mi diminuisce l'attacco, porca troia. Mi ha azzerato l'attacco praticamente. Vabbè, speriamo di riuscire. Il problema è che non possiamo tankare. Vabbè. Dovremmo comunque riuscire ad andare bene. Aspetta un attimo, metto un attimo pausa. Ok, ragazzi, scusate, non ero sicuro di star registrando con il microfono giusto. Perché già mi è successo con un video di Isaac, mi sembra, quello di 2 settimane fa. Mi è successo con quello di. Mi è successo purtroppo con il video di Dark Souls che uscirà tra 2 settimane, mi pare. E lì mi sono arrabbiato. Perché finché perdi un po' il sonoro di Isaac, dice vabbè. Ma il sonoro di Dark Souls mi è proprio dispiaciuto tanto. Me ne sono accorto non tanto, me ne sono accorto alla fine quando ho risentito l'episodio. E lì proprio. Adesso ci proverò a fare attenzione ogni volta. Per questo adesso ho preferito mettere un attimo in pausa per essere certo di star registrando con le impostazioni giuste. Comunque, dicevo, abbiamo trovato l'Odd Mushroom, non possiamo tankare perché ovviamente già solo un campione ci uccide, perché fa un cuore di danno, un'esplosione ci può uccidere. Siamo fragilissimi. C'è di bello, virgola, che noi potremmo, cioè una volta che moriamo sarà appunto come una morte con oggetti appunto che ti ridanno un'altra vita, quindi potremmo, che ne so, tipo fare un patto con Satana da un cuore e rinascere con un altro cuore, morendo e rinascendo. Mi dà un po' in culo il fatto che comunque penso che me la conti come morte. Quindi probabilmente alla fine di questo episodio magari sarò morto 11 volte. Tanto San Segreta poteva essere giusto qua. Non ho abbastanza soldi per il negozio. Però con 3 chiavi, mentre c'è qualcosa di scontato, mi sento quasi che ne valga la pena. C'è lo Steam Sale che non è scontato. Non so se lo Steam Sale può essere scontato, sarebbe un controsenso in teoria. Comunque, Isaac contro Widow, che è il boss peggiore con cui ti possono far iniziare. È l'unico boss con cui io ho dei primi piani, con cui ho effettivamente delle difficoltà. E avendo un personaggio, ok, sì, sono veloce, sparo tantissimo e sparo lontano, ma ancora un colpo e sono morto. Non so se ve ne siete resi conto perché mi ha colpito subito. E sta puttana evoca generatore di ragni. Taci che ce l'ho fatta. Vabbè, comunque prendiamo il cuore rosso perché tanto non è uno spreco. Non ne ho due, quindi non è uno spreco. La puttana evoca generatore di ragni, la vedova. E quindi i generatori di ragni creano ragni. E quindi c'è un casino generale. Sono uscito. Ah, beh, sì, ah, non mi serve una sega il Wire Coat Hanger adesso. L'appendiamito non mi serve. Perché Tearsap penso che più di così non possa andare. Quindi ciccio. Comunque, con i 12 centesimi che ho, non ci compro lo Steam Sale, ma ci compro un bel cuorozzo di fede che. Per sopravvivere, giusto proprio per sopravvivere, ragazzi, perché la partita del gatto con le 9 vite sarà una partita dove praticamente io ho la vita di Giuda, ma con le statistiche di Isaac, uno schifo. Quindi sarà un po' difficile, magari non ci riuscirò la prima volta. Probabile che non ci riuscirò la prima volta. Però alla fine, se una persona, se sei fortunato, se trovi il giusto, diciamo, i giusti power up, diciamo che non è così invalidante come sfida, non è così difficile. Vi ricordo che devo arrivare di nuovo sulla mamma. È l'ultima sfida, ho controllato sulla wiki, è l'ultima sfida che ci richiede di arrivare sulla mamma. Dalla prossima sfida in poi dovremo arrivare al cuore di mamma e in più
non avremo a disposizione le stanze del power-up, le stanze del tesoro. Non ci saranno più. Quindi dovremo cavarcela solo con le cose che ci danno all'inizio e le cose che troviamo nelle stanze generali o nei negozi. E nelle stanze segrete. Infatti, i negozi saranno. Negozi e stanze segrete dalla prossima challenge in poi saranno vitali. Allora, te muori, sei bravo. Sono pericolose queste bombe un po' perché. Bisogna ricordarsi l'ordine in cui sono state lanciate. Muori. In modo da sapere quale spinge cosa e capirci un po'. Allora, libro di cucina dell'anarchico. Che forse una volta sono riuscito a usarlo in maniera pseudo utile. Ripeto, l'ho già detto, non è un power up buonissimo. Specie con un setup come il mio, ma in questo caso, cazzo. Speravo di riuscire ad evitare sta cosa. Almeno solo uno infuocato, per favore. Perché due infuocati sono pericolosi. Ti muori subito, ok. In questo caso il libro è utile, almeno se non mi uccide è utile. Perfetto. Mi ha aperto la cassa, ok. Mi ha trovato la stanza. Perfetto. Le perle di mamma, ragazzi. Le perle di mamma sono un trinket fondamentale in questa challenge. Questa challenge, scusate, le perle di mamma sono un trinket che aumenterà la possibilità dello spawn dei cuori di fede. Dato che dovremo cercare di sopravvivere, farsi una bella armaturozza di cuori di fede non è male. Ecco, sto trovando tutti i power-up non utili. Questo è carino perché ti aumenta la velocità di fuoco, ma io sparo già come la mitra in SMG. Tough love, amore duro sarebbe. Abbiamo la chance di. Ogni tanto, vediamo se succede, ecco, spareremo un dente che farà un danno più elevato, non farà sta cosa pazzesca, farà più danno rispetto alle lacrime normali. Il problema è che penso che la possibilità di lanciare il dente sia correlato con la statistica luck, che non sono esattamente, non essendoci cose particolari, penso che sia normale. E c'è un arcade, il problema anche con l'arcade è che io non ci posso fare tanto. Qua c'è una roccia tinta. Ho sbloccato un Forgotten Northman. Un cavaliere dimenticato. Ah, ok, sì, ok. Penso che sia conquista. Vediamo che c'è grid. No. C'è il Bump Friend. C'è un cuore di fede e c'è una chiave. Quindi facciamo così. Andiamo all'arcade. Il problema però faccio una donazione. Sì, posso fare altro. Cioè, ci sarebbe un cuore. Non sarebbe. Quando c'è un cuore rosso di fede, basta. L'arcade diventa praticamente poco utile. Allora, questo è un Larry Campione. Mi se sembra. Cioè, non mi ricordo i varianti campioni dei boss uno per uno che cosa fanno. Osservandolo, sembra che sia un Larry normalissimo, più grosso e più lento. È più resistente anche perché se è più rosso e più lento, normalmente le versioni di campione dei boss sono più forti e non avrebbe senso farlo solo più grosso e più lento. Ok, penso che sia più resistente. Comunque, fatto con Satana, questo. Il Pageant Boy che non mi serve una funcia, cioè sarebbe stato utile il piano scorso perché così compravo lo Steam Sale, ma adesso non serve una sega. E dovremmo aver risolto i problemi del gioco. Coltello di mamma. Stab, 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 stab. Tiriamo anche molto lontano, tra l'altro. Hop, sì. Ok. Bla bla bla, niente. Stanza segreta? Stanza segreta. Vediamo, potrebbe essere. Me la sentirei di più. Ne uso una sola di bomba, tanto mi frega poco. Qua. Se non è qua, ciccia. Ciccia. Poteva essere sotto, però vabbè, amen, ragazzi. Non sono fondamentali le stanze. Soprattutto la prima stanza segreta. 99% contiene soldi. Soldi in questo momento ce ne ho 15 citti e mi serve relativamente a nulla. Non mi servono i soldi adesso. Ho avuto culo che ho trovato il coltello di mamma. Anche se però con il nostro attacco quasi nullo, vedete che comunque non fa sto danno pazzesco. Cioè sì, ok, sono velocissimo a lanciarlo a puttane, ma poco altro. Non mi serve quasi nient'altro. Lo posso tirare lontano? Ok, questo va bene, grazie. Però vedete che non fa tanto danno. Cioè, sì, ok. Comunque un aumento di danno lo dà il coltello di mamma. Ma non così devastante. Deve avere un attacco base decente. Non serve una cosa impressionante, ma. E il mio attacco base non è decente. Il mio attacco base fa schifo.
Cioè, vedete, non riesco a ucciderli. Mi ci vogliono due passate di coltello. Sinceramente, pensavo che di essere messo meglio. Invece, proprio di danno non faccio nulla. Penso che ce ne accorgeremo molto con il boss. Perché il boss penso che ci devasti. Lo facciamo subito, guardate. Tanto c'ho il libro carico. Pestilenza. Ok, quindi vuol dire un primo livello di Meat Boy che mi protegge, utile, ok. Libro di cucina che mi ucciderà probabilmente. Tutte le bombe lì, ok. Ah, no, hanno anche una anche colpito lui. Sì. Beh, devo dire, se riesco a farlo stazionare sul boss il coltello, fa anche il suo dannino, eh. Pensavo molto meno. Devo dire, pensavo molto meno. Ma perché i nemici sono piccoli e quindi è difficile farci stazionare il coltello per un po'. I boss sono giganti, di norma, sono abbastanza grossi. E quindi, toh, tritato. Bello il cuore di fede che si ferma lì, in modo che io non lo posso prendere senza scendere. E quindi direi di andare, continuare a esplorare la stanza. Ovviamente continuo a esplorare il piano. Non devo neanche dirvelo che deve esplorare. E mi vado a cercare la stanza segreta. No, cazzo dico, la stanza di power up mi serve adesso. Ecco, sti imbecilli degli omini conga mangeranno. Io dico che mangiano, però potrebbero farci qualsiasi altra cosa. Comunque, pittano la dinamite ed esplodono. Quindi, stateci attenti, perché sono dei kamikaze di merda. Allora, vediamo un po' se qui c'è qualcosa. Una cassa, non. Mi servirebbero forse delle chiavi. Bah, sì, diciamo che potrebbe servire una chiave. Sì, perché soldi ce n'ho un po'. No, vabbè, ho sbagliato. Oh, ho sbagliato. Mi è scivolato il dito, ve l'ho detto. La mia tastiera è fatta in modo che come cacchio si chiama? Lo shift sia praticamente attaccato al tasto su. E quindi magari quando cambio dito, quando magari schiaccio su e poi cerco di schiacciare destra, tante volte mi scivola il dito. Cioè, tante volte. Finora non è successo tantissimo, però mi ricordo che almeno un'altra volta è successo perché ne avevo parlato. Vedete, non riusciamo neanche a shottare le mosche. Cioè, ci ho preso due danni. Ci ho preso un cuore intero di danno contro le mosche. Per dire, ok. Perfetto. La mia unica chiave è buttata nel cesso. No, togli praticamente. Togliete praticamente. Sono un cretino idiota. Scusate un attimino. Lo sfogo. Teleport. Una cosa che ci fa teletrasportare in un punto random della mappa. Grazie, ne sentivo il bisogno proprio impellente. Allora, qua ci potrebbe essere la stanza segreta. E non ci sei? Puttana. Potresti essere qua invece. Dimmi che sei qua. Sapevo che eri qua. 3 centesimi, non troppo utile, eh. Non troppo utile stanza perché mi hai quasi fatto sussultare trovando quei soldi. Allora, potrei fare l'arena. Mi serve una chiave, ragazzi. E quel negozio lo vorrei aprire. Pillola. Potrebbe essere un Bombsar Key. Potrebbe essere un Health Down. Tears Down. Grazie, grazie, troppo gentile. Ma a parte che cioè, ho la statistica delle Tears praticamente infinita adesso. Ho trovato il fungo strano che ti aumenta, quello diciamo piccolo, quello che ti aumenta il cazzo. Quello che ti aumenta la velocità di fuoco e la velocità. Ho trovato il Wire Coat Hanger, l'appendiabiti, cioè. Ho trovato un sacco di puttanate che mi aumentano le tears, le lacrime. Messo così, ormai anche se trovo un tears down, non mi fa né caldo né freddo, mi fa incazzare perché comunque non mi ha dato chiavi. Mi sono preso un mezzo cuore di fede di danno per niente. Vabbè, ragazzi, sono i rischi di Isaac. A volte scommetti ti va bene, a volte scommetti e te la prendi nel culo. Nel culo. Allora, scendiamo di piano, cerchiamo di prendere quel cuore di fede scendendo, ok. Quindi, caverne 2, ancora 2 piani, siamo da mamma. Beh, dai, sta andando liscetta, siamo a un quarto d'ora. Ok. 22 centesimi, pitta dal ragazzino. La candela. Ragazzi, non l'avevo mai trovata, cioè, l'ho trovata un sacco di volte. Non l'ho mai trovata qua nel nostro gameplay, anche perché mi sembra di averla sbloccata con la prima challenge. La candela è un oggetto utilissimo, probabilmente ci farà vincere. Ve la faccio vedere subito. La cosa che mi incula, diciamo, tra virgolette, è che la candela e il coltello di mamma non riesco a usarli insieme. Il coltello di mamma, sapete, bisogna caricarlo e lanciarlo. La candela è uguale.
È un oggetto sbarra spaziatrice che lo usate e lo lanciate. E si ricaricherà durante la stanza. È a carica infinita. Quella fiamma farà dei danni spaventosi. Come il coltello di mamma, più o meno. Manca l'effetto utilissimo di bloccare i proiettili. Cioè, potete usarlo come uno scudo se siete bravi. Io penso di non riuscire a usarlo come scudo. Lo uso per attaccare. Di norma lo uso per attaccare. Capite che se io devo pensare, ah, adesso carico la candela, tiro sulla candela, la tiro da quella direzione, nello stesso tempo no, devo caricare il coltello e tirare in quell'altra. Non riesco a starci a tutte e due le cose, quindi probabilmente qualche stanza me la farò tipo solo con la candela o solo col coltello. Beh, lì, reazione a catena, schifo proprio. Con calma, arrivo da tutti ragazzi, con calma. Allora, soprattutto visto che la candela fa molti più danni del mio coltello, preferisco usare quella. Adesso ho raccolto la chiave dorata, quindi cerco di aprire tutto, tutto l'apribile. Ovviamente, mentre la candela si ricarica, ci do di coltello. Ovviamente. Hop. La candela, come tutto il resto delle cose in Isaac, può essere tirata d'effetto. Vedete, se io faccio così, vado verso l'alto e la tiro, devierà un pochino verso l'alto. Cioè, le lacrime deviano di più, capitemi, ma... Hop! Vedete che non va dritta. E rimbalza contro le rocce. Questa è una curiosità della candela. Non capisco secondo quale logica lo faccia, ma rimbalza contro le rocce. Il cubo di carne mi ha salvato per un po', ma più di un tot non potevi fare. Ti ringrazio comunque già per quello che hai fatto. Vedo che prendi solo mezzo cuore danni in sta cosa qui. Manate di culo perché penso che 5. Forse 5 danni me li hai parati. Bravo. E gli altri, vabbè, mezzo mi toccava, ragazzi. Mezzo lì era d'obbligo. No, quello mi fa droppare più carte da gioco e non mi servono. Dimmi che non c'è grid. Dimmi che non ci potrebbe, ma non dimmi che non c'è, ok. Però al suo posto c'è una cosa che non mi serve a niente. La batteria. Ho 9 volt, come si chiama? 9 volt. Gli oggetti si ricaricano più velocemente. Sì, ok. Con una cosa che si ricarica durante la stanza non serve una mazza di niente. Vabbè. C'era. C'avevo i soldi, l'ho preso, ma non perché fosse utile, capite? L'ho preso perché era lì e soprattutto per toglierlo dalla lista delle drop. Cioè no, dalla lista, scusate, per aggiungere alla collezione, forse non l'avevo ancora mai preso. Allora, te muori, perché i ragnetti bastardi possono passare attraverso le fessure, cioè questi robi qua, possono passare qua attraverso. Quindi tu sei lì, oh no, no, non potrei mai arrivare, invece punto, lo prendi in faccia proprio, ma di cattiveria. Allora, TNT. Sono un cretino imbecille. È curioso comunque che il fuoco della candela tirato contro la TNT non esploda. È un po' una cazzata, ma vabbè. Ce la facciamo passare. Grazie, grazie, grazie per il quartino. Grazie. 25 centesimi in più. Grazie. Utile, veramente utile. Proprio non saprei definire quanto utile. Più o meno quanto, non lo so, non so neanche quanto utile definirti. Come un frigorifero in Antartide, cioè non lo so, forse ancora di più. Sono i vicini che stanno demolendo casa. Non so se si è sentito, credo di no comunque. Ma è un rumore bruttissimo. Shoop da whoop. Così. La candela è più forte, non c'è storia. Sono poche cose a cui rinuncio per la candela. Belial. Belial ci rinuncio per la... Belial, sapete, il mio feticismo estremo per il Belial. Il libro di Belial è una cosa che proprio mi... diciamo, mi eccita. Se lo trovo, devo prenderlo. Forse una volta mi pare di averlo lasciato in questo gameplay per qualcos'altro. Ma forse era una scelta tattica. Normalmente se c'ha lo prendo. L'ho previsto anche al libro di rivelazioni. The Husk. Mi sembra che abbia poca vita, quindi dovrebbe andare giù abbastanza velocemente. Sì, ok. Tanto torna. Ho notato una figata. Cioè, io ho tenuto premuto, ho attivato la candela. Sì, ok. Se io uso la candela e quando gli indico la direzione continua a tenere premuto, il gioco me lo conta come se lanciassi il coltello. E finalmente un cuore rosso. Cazzo. E mi aumenta anche, non sono tears, sono danni. Con la faccia incazzatissima. Beh, ma che bello che è, ragazzi. Il coroncino del Pageant Boy, la 9 volte nel cervello, la faccia incazzata, il vestito di mamma e la pendiabiti in faccia. Bellissimo. Ok, giù. Ancora due stanze. Me la sto facendo abbastanza di corsa. Però
Perché da un momento all'altro io potrei mettere pausa e non so come magari riprendere stanotte. Perché devo uscire tra poco Però ho detto, dovevo registrarla sta puntata. E ho detto, vabbè, forse riesco a farcela stare dentro ai miei impegni. Se riesco a farla, finirla probabilmente entro una ventina di minuti, probabilmente ce la faccio stare. Se no è un casino. Cioè, se no è un casino, no, metto pausa di tutto, iberno il computer e niente. E ricomincio stanotte quando torno. Magari non sarò in formissima, ma vabbè. Allora, di qua proviamo ad andare. Ok, adesso scriviamo queste robe qua, perfetto. E tu muori. Il problema è che o uso veramente, uso il coltello, uso la candela, non tanto per il fatto che non riesco a coordinare l'uno con l'altro, ma per il fatto che sono limitato di cervello. O faccio una cosa o faccio l'altra. Se le faccio tutte e due mi vengono delle schifezze. Allora, te apriti e te muori. Te apriti e te candela. Forte che se io tiro il coltello e attivo la candela, il coltello rimane là. Bellissima. Te rompiti, un po' di soldini, che ne sentivo sempre bisogno impellente fisico. Apriamo. E il Piper, altro povera putile, veramente. Vabbè, l'occhio che gira, lo sapete, ragazzi. Vi toglie un occhio, il vostro occhio girerà per la mappa. Cioè, girerà, continuerà a rimbalzare per la mappa. Per meglio dire, rimbalza. Non è che gira. Qui un po' di bombe. Potremmo passare a lasciarci quelle. Sì, mi frega un cazzo di quelle. Te un attimo apriti, grazie. Che cosa mi dai? Cuori rossi, estremamente utili. Hop! Ragazzi, che mosse! Ah, voi imballatevi qui, perfetto. Hop! E succa. faccio il boss, sì, dai, faccio il boss. Cazzo, faccio il boss! The Blot. Probabilmente qui perderemo la prima vita. Il trucco per usare bene i power-up come il coltello di mamma, la candela, sono cercare di tirare. Sì, vabbè, riempie ancora un po' di mappa, non lo so. Sono di tirarli, cercando di fare in modo che il danno, cioè la fiamma, il coltello, sì, vabbè, stazioni il più possibile sul nemico. Cioè, facendolo stare più a lungo, diciamo, la fine della fiamma che rimane un attimo lì sul nemico, gli fai molto più danno. Sarà Krampus? No. C'è la zampa di Gappi. No, non posso fare niente, non posso neanche prendere il pa. Posso farlo invece. Sono morto, però adesso faccio più danno. Vedete? Serve per questo più che altro il gatto morto, il gatto veleno di vita. Adesso faccio molto più danno ed è un cuore rosso, come prima, esattamente uguale. Non esploro il piano, direi. O lo esploro? No, dai, lo esploro, ragazzi, perché mi dispiace il fatto che io sia un po' di fretta, vi taglio un po' di episodio, no? Sto cazzo, cioè se devo giocare gioco bene. A cagare arriverò in ritardo. Ecco, in questo momento non avrei voluto andare giù. Ma fai cagare piano. Allora, un campo. Non penso che il danno da. Anzi, no, togli, non, to togliete non penso. Sono sicuro che il danno della candela non scali col mio danno. Sono un coglione. Sono certo che di sta cosa, cioè non può scalare col mio danno perché è un oggetto. È come dire, più danno faccio io, più danno fa, che ne so, il libro dell'anarchico. No, è una cazzata, è un oggetto. Fa il danno che fa. Non fa più danno se. Tanto ho perso un'altra vita, così. Mi sono fatto esplodere un nemico in faccia proprio. Boom! Mezzo cuore, yeee! Yeah! Purtroppo, tante volte le partite di questo tipo si risolvono con una tragica carrellata di morti sempre più vicine. Te sei. Boh, sostio, bitches! Perfetto. Dicevo, si concludono con una tragica carrellata di morti, una più vicina con l'altra, ed incazzatura da parte del giocatore. Tipo questa che mi fa un po' incazzare perché, non lo so, qualcos'altro da aprire con le chiavi me lo dai? Qui sei un po' stronzino, gioco. Qui sei un po' stronzino. Devo dire che qui mi sta salendo un po' il crimine, eh. Vabbè. Oh, vabbè. Andiamo di qua. Torniamo, andiamo giù adesso. A questo punto, visto che ci ho ricavato così tanta roba. No, vabbè, dai, in effetti, due cuori di fede li ho fatti. Sembrano un cazzo, però sono due cuori di fede. Ultimo piano! Yay! Morirò un sacco qua.
Comunque, come promesso, come dicevo all'inizio di... Ho detto morirò un sacco, mi è venuto in mente Dark Souls. Come avevo detto all'inizio del gameplay di Dark Souls, che sarei morto un sacco di volte. E invece, fino alla puntata scorsa, io, tomo tomo, gacchio gacchio, ero morto, boh, una volta forse. Sì, forse una volta. Sì, forse al primo episodio addirittura, cacchio si chiama? Nel rifugio, no, nel rifugio. Sì, nel rifugio dei non morti, all'inizio, perché volevo fare il gallo, ho fatto tipo 1000 parry, li ho mancati tutti, e sono morto come un idiota perché non ho controllato la vita. Poi, basta, ho battuto i boss senza morire, tutto a posto. Quanto sono morto sta puntata qua. Non lo so, io vi giuro, proprio di cuore, che a un certo punto ho perso il conto. Cioè, all'inizio ho detto, vabbè, sono morto una volta, ok, sono morto due, ok, sono morto tre. Forse sono morto veramente solo 3 volte, ma non mi pare, forse quattro, sì. Solo contro Avel, non dico anche contro gli altri, mi basta Avel. Vabbè, poi le altre morti sono un po' gratis, perché nel senso, potevo anche schivarle. Potevo teletrasportarmi, l'altra morte è stata un po' una minchiata. Però, vabbè. Mi rifarò, ragazzi, mi rifarò. Ve lo dico come dato certo perché ve l'ho detto, l'ho già registrato Dark Souls, ne ho già registrato altri due, mi pare. No, no, non mi pare. Sì, ne ho registrato altri due. Di cui la seconda non c'ha l'audio. Cioè, ogni tanto si sente una botta di audio terrificante, sgracchiatissimo, che non voglio neanche che lo consideriate come audio. Cioè, sentite solo la mia voce da cornacchietta. Lamentosa, tra l'altro, aggiungerei in quel video abbastanza lamentoso e ingiurioso perché mi sono un po' arrabbiato in quel video. Però mi spiace perché comunque sono giochi che sono belli sentirli con l'audio, anche se come ho sentito Ultra Pride, interrompiamo tutto quello che stavo dicendo. Concentriamoci su Ultra Pride, ragazzi. Ultra Pride è la versione uber super mega potente di Pride. Ultra Pride, magari non ve ne siete accorti, ma è un boss caricatura. Questo è Macmillan. L'altro era Steven Ish, mi sembra si chiami. E super Pride cos'è? Super vanto? Pride? Pride orgoglio, no? Beh, comunque superbia, forse. Superbia, direi superbia. E ovviamente è una parodia, nel senso che è bello quando i produttori dei giochi stanno a prendersi in giro. Cioè, si sono messi loro come il boss super superbia. Ultra superbia, scusate. E ovviamente per parodizzare il fatto che magari hanno fatto successissimo con sta roba. È stato secondo me è bellissimo. Erano loro caricaturati. Era stupendo. E lasciano un trinket, che lasciano solo loro, mi pare, che lo puoi trovare solo con loro, che è la mano mancina. È un trinket molto utile, devo dire, ma che in questo momento non mi serve una funcia. Servirà a farci... No, molto utile non è... Cioè, oddio, se uno è fortunato è la cosa più utile del mondo, forse è uno dei più forti del gioco. Se uno è fortunato, io sono abbastanza sfigatello, quindi non mi funziona. In pratica, mia, sicuramente mia. Sono un cretino. Proprio chomp. Qualsiasi cosa raccolgo parte. No. E basta, non posso più farla. Suca. Ma proprio tanto. Oh. Boss of Steel. Dicevo, la mano mancina farà spawnare solamente casse rosse. Ah, vita, grazie. Non frega niente di entrare lì dentro. Inutile che chiudi la porta. Farà spawnare solo casse rosse. Quindi, né casse d'oro né casse grigie. Rosse, a me non mi pare. 100% rosse, direi. Cioè, dovessi buttarci dei soldi, direi 100% rosse. Appunto, le casse rosse hanno una percentuale minima di darvi in potenziamento dei patti con Satana, che sono potenti, ma la possibilità, appunto, è minima. Tanto togliamo Mr. Boom dalle liste. Usiamolo qua. Grazie, è utilissimo. Una bomba più grossa. Niente a che fare con la candela. E dicevo, appunto, trovate questi oggetti di Satana, ma tante volte trovate ragnetti, trovate un cazzo. E troll bomb, roba così. Quindi, se una persona è fortunata, quel power up è forte.
Io sono sfigatello e in più non mi serviva adesso, quella roba non mi fa schifo. Però l'ho aggiunta alla collezione, sono contento. Prendiamoci anche questo cuore di fede e direi che siamo pronti a finire. Giusto per così per cronaca, trovo la prima stanza segreta perché ho comprato la mappa. Solo per quello ho comprato la mappa. State attenti, ve l'ho già detto l'altra volta che avevamo trovato Piper all'occhio, perché vi sposta le bombe la merda. Cioè, aspetta, ve lo faccio vedere. L'ha già fatto, mi sembra, vedete? Vi leva le bombe dalla strada e l'esplosione la fa tornare indietro. Bellissimo. Ok, pronti ragazzi? Alla velocità della luce siamo da mamma. Ok, scrocchiamo la testa. La variante blu. Porca mignotta, la variante blu. È la variante penso più odiata dai giocatori di Binding of Isaac, la variante blu. È la variante, come la chiamo io, la spona spona. Cioè farà cagherà fuori sacco di mostri forti. E questa è la cosa difficile. Però, trittatissima. Ale. Sì, vabbè, ma frega niente. Vedete? Florian Himes. Vedete che ci assomigliano. Ah no, scusate, ho una cazzata. Forse è Baranowski. Forse quello grosso è Baranowski. No, penso che sia Macmillan comunque. Comunque, volate in un lampo. A prescindere che se volessi fare in fretta. Perché alla fine, arrivare da mamma ormai. Ci ho messo un sacco al primo episodio perché vi spiegavo com'era Isa, come funzionava, com'erano le stanze, bla 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 bla, cazzate. Adesso, come abbiamo visto, riesco ad arrivare ad Isaac tempo zero. È veramente una cosa veloce. Ad Isaac, cretino, a mamma volevo dire. Quindi, è andata bene. Fatta anche sta sfida, ho sbloccato la coda di Guppy, che tra l'altro è una minchiata perché la coda di Guppy mi sembra di averla trovata in una delle nostre partite, delle nostre run. Quindi direi che è una minchiata. L'avevo letto sulla wiki che la coda di Guppy è buggata, cioè che è sbloccata anche prima che voi la sbloccate. Comunque, challenge. La prossima è Lord of Lies. Lord of Lies, come vi dicevo, è la prima in cui dobbiamo arrivare e battere il cuore di mamma. In più, non abbiamo stanze dei potenziamenti. Queste sfide saranno la Lord of Lies, la Doctor Revenge, la Meet Forever e lo Spider Boy. Tutte queste quattro avranno gli stessi obiettivi. Arriva dal cuore di mamma, battilo senza stanze power up. Isaac was good today e quest'altra che è ancora bloccata, invece avranno obiettivi più in là. Cioè, Isaac was good today avrà come obiettivo battere Satana, mentre la 10 avrà come obiettivo di battere il boss che c'era se vi ricordate, nella luciona, nella luce, che ho trovato battendo It Lives con Sansone. C'era la botola, c'era la luce. Battendo il boss della luce, ovviamente, la sfida 10 vi richiede di battere il boss della luce. Non vi dico chi è perché è uno spoiler gigantesco, come mi eravamo detto prima, mi sono incazzato come un birillo. Vi dicevo prima su mi sono purtroppo un po' rovinato Dark Souls, non l'ho fatto apposta, non è che non l'ho fatto apposta, palesemente. Perché come vi ho detto, non mi ricordo in quale video, io ho seguito un po' adesso sto seguendo da morire Mike of the Desert, Sabaku no Maiku. E avevo finora mi ero messo in testa, no, ok. Segui i suoi video solo fin dove sono arrivato io. Poi ho detto vai a cagare, me li sparo tutti e penso di essermeli finiti. Cioè mi manca giusto l'ultima puntata, mi manca. L'ultima puntata sia del... No, no, un cazzo, le sfide non le ho ancora viste apposta perché ho detto saranno spoiler sicuramente sulle sfide. Allora ho detto mi guardo fino all'ultima puntata, alla penultima puntata dell'Anima Oscura. Così, il finale non me lo sono spoilerato comunque, quindi il finale sarà ancora inedito per me. Tutte le altre cose, beh, io le ho già viste, ma non le ho mai giocate, quindi per me saranno comunque una sorpresa, perché comunque è trovarle in primo piano, è tutta un'altra cosa, è tutta un'altra cosa. E di quello mi dispiace, ma è veramente bravo, ragazzi, io vi consiglio, guardatelo, è veramente bravissimo. Tra l'altro sta per uscire la seconda, cioè sta per uscire... Sta per fare la blind run di Dark Souls 2. Cioè, ragazzi, è meraviglioso. Io vi consiglio, guardatelo, perché è veramente una persona seria, brava e vi spiega veramente tutto.
tutto, vi spiega ma vi lascia anche a voi pensare alle vostre teorie. Sono, io la maggior parte delle volte sono d'accordo con quello che dice lui perché è molto logico e costruisce. A volte io dico no, vabbè, ma questa cosa potrebbe anche essere diversa, perché non giudica, vi lascia il libro aperto. E questa è una cosa molto intelligente, quindi ve lo ripeto, andatelo a vedere. Se vi piace Dark Souls, lui è il massimo per quanto riguarda, secondo me, YouTube Italia. Se volete un gameplay Dark Souls studiato, pensato, ragionato, che vi spiega tutto, se volete un gameplay Dark Souls un po' così cazzaro, come posso dire, guardatevi Yotobi, che a mio parere, se uno si vuole fare due risate, è bravissimo su Dark Souls, perché fa gli errori che fanno i novellini, quello che fa probabilmente farò anch'io poi tra un po', perché adesso veramente da ora in poi io non so più dove devo andare, so giusto i boss dove sono, ma neanche troppo dove sono, so chi sono i boss, basta, non so come attaccano e tutto il resto, quindi cazzate le farò anch'io a Yosa. Però appunto gioca con veramente con lo spirito di chi non ci ha mai giocato, ed è meraviglioso. Oppure uno che è appunto scoperto grazie a Mike, Rexen87 mi sembra si chiami il canale. Bello, sinceramente mi piace un po' meno di Otobi, però è bravo, molto bravo anche lui, e come ha sottolineato Mike, lui gioca con la tastiera, come me, e uno che gioca a Dark Souls con la tastiera, io posso garantirvelo, è difficilissimo, cioè è veramente un casino incredibile, quindi tutto il mio omaggio, tutto il mio rispetto a Rexen. Una cosa che sto provando a fare anch'io con la tastiera è veramente improponibile. Tra l'altro la mia grafica del computer, la mia qualità fa schifo, quindi ho dovuto mettere con la grafica che non è bellissimo Dark Souls, che lo vedete nelle mie puntate, perché la grafica non è spaziale, ma è l'unica grafica che mi permette di giocare abbastanza in modo fluido e mantenere un minimo di grafica carina. Perché sennò, ok, mi gioco in riquadrino in 680 per cos'è, la grafica minima. Sì, ok, il gioco va velocissimo, però mica mi fa cagare. Mi sembra che sia 1280 per 640, non mi ricordo. È una delle più basse, però comunque ancora un po' di carino si vede. Ok, questo mio sparlare alla fine mi ha perso, penso, 5 minuti. Comunque, per questa settimana da The Binding of Isaac è veramente tutto. Ci vediamo al prossimo episodio, ci vediamo ai miei prossimi video. Io sono Mazinga Zetto, ragazzi, e vi auguro una buona giornata e un grande salutone. Ciao ragazzi, ciao ciao!